Domino computer. Infatti, non è esattamente un computer, solo parte del computer, un sommatore completo, dove si può fare la somma dei due numeri in binario. Quindi funziona come un circuito elettrico, qui l'entrata del circuito e lì l'uscita del circuito dove si trova il risultato. La prima domanda è, vedi qui, il blu chiaro rappresenta un numero, quindi prima cifra, seconda cifra e terza cifra del primo numero, il blu scuro, il secondo numero che sarà sommato. I numeri qui sono potenza di 2, 2 alle 0, 2 alle 1, 2 alle 2, che per sapere che numero in decimale fa la somma. Quindi, prima, sapendo che noi usiamo 3 bits, quanti numeri possiamo fare con 3 bits? Prima domanda. Qualcuno ti aiuta? Quanti numeri con 3 bits? Qualcuno del pubblico che forse hai visto qui la nostra dimostrazione di come funzionano i numeri binari? Qualcuno? Nessuno? No! Ah, 8! Molto bene! La nostra futura studente di informatica qui. Benissimo. 8, perfetto, quindi di 0 a 7. Adesso chi vuoi scegliere il primo numero di 0 a 7? 7. 7, c'è qualcuno qui che vuole vedere un sacco di domino a cadere. Quindi 7, no, aspetta. Chi parte del circuito ha bisogno di connettere per fare 7. L'uno va, chi può dirmi? Metto insieme qui e parte del 7-1, di qualcuno dice? Sì, va bene. 1, il 2 va anche? Sì, benissimo, anche il 2. Il 4 anche? Sì, benissimo. Quindi 1 più 2 più 4 diventa 7. Adesso chi vuoi scegliere il secondo numero? 5. 5, qualcuno qui, dei nostri studenti di informatica. Quindi per fare 5, dove si deve connettere? No, del 1, 2 e 4 di questi? 1 e 4. 1 e 4, molto bene, 1 qui. Mettiamo insieme e dopo il 2, no? No, solo i 4, bene. Adesso è giusto. Molto bene, adesso è chiaro, è importante sapere il risultato prima di far funzionare il computer per sapere se è giusto. Quindi 7 più 5 diventa quanto? 12, grazie. Quindi di quei numeri lì, potenza di 2, 1, 2, 4 e 8, i numeri devono cadere. 8, molto bene. E l'altro? 4, grazie. Quindi 8, 4, e se cade 2, 1 già sta.
Thank you.